fondatrice e primo presidente. Madrina della crescita, Pierangela Garbelli. Mamma Elena Russo. Elena Russo, primo capitano a Genova. Luca Gabriele. Gabriele Bona, saggio papà di Ambri. Che oltre tutte le attenzioni che ci possiamo avere tra
Una delle cose che può succedere è quella che la nostra genitorialità venga sostenuta dalla vicinanza degli altri genitori che hanno la nostra stessa ansia. Mi sono resa conto che è successa proprio questa cosa. Siamo diventati genitori reciprocamente dei nostri figli, siamo diventati co-genitori e credo che oltre ad aver fatto tutte le cose bellissime che soprattutto i presidenti che mi hanno succeduto hanno fatto, quello che si è avvenuto qui dentro oggi, ma che sento dentro di me personalmente, è che si è tracciato un solo corpo, che è quello dei legami tra le persone, che sono indelebili. Questa roba non ce la ruba nessuno, questa vicinanza tra noi non ce la porta via nessuno, anche, come dice Pierangela, ma che succede anche a me, anche se sabato non possiamo venire al direttivo, anche se sentiamo Gabriele solo in poche occasioni, anche se gli altri amici li sentiamo magari ogni 2 o 3 anni. Quello che è avvenuto è questa vicinanza così grande che ci permette di crescere con i nostri figli, ma anche i figli degli altri. E credo che questo Amway, come scommessa, l'abbia vinta e possa vincerla ancora, soprattutto con una testimonianza nei confronti dei genitori giovani, che non sono soli. Io mi sono sentita sola solo fino a quando ho incontrato l'equipe del professor Martini, solo fino a quando ho incontrato gli altri genitori. Da lì, al di là di ogni fatica, le fatiche sembravano molto più sostenibili. Quindi io spero che la sfida, la scommessa della condivisione vada avanti così, davvero bocca al lupo. Poi conoscendo entrandosi è un porto sicuro, perché tutte le marasma che viene il terremoto, torno a usare un termine marinaro, un mare forza 10 che ti colpisce quando hai la diagnosi di tua figlia, trovare Amori con tutte le sue, il suo aiuto, le sue certezze, la sua calma, la sua mi viene la parola precisa, ecco, la sicurezza che ti dà, la calma, perché sai che altre persone hanno i tuoi problemi e insieme, come ha detto bene Zara, la Sonia e anche Pierangela, l'aiuto reciproco ti dà la forza di affrontare con calma e soprattutto con tranquillità quello che ti aspetta con queste patologie. E Amori veramente un porto sicuro, almeno per me. Ringrazio di tutti gli elogi che mi sono stati rivolti. Vuoi dire qualche cosa? Naturalmente tutto è grazie alla mia opera, ma soprattutto a chi è volontari che qui sul campo a Genova operano, e quindi non posso che condividere con loro i vostri ringraziamenti, che sono molto apprezzati, ma però devono essere condivisi. E permettetemi anche di ringraziare la mia famiglia.